bentrovati, miei cari avventori dell'Uigiona Bar Calcio. Questo pomeriggio riprendiamo le file del discorso che abbiamo iniziato ieri pomeriggio, per cui, mio caro avventore, se ti dovessi essere perso l'argomento progetto giovani del Bologna che ho pubblicato ieri pomeriggio, vallo subito a ripescare, guarda prima quello e poi fai partire questo video, perché è la prosecuzione di ciò che ho anticipato, di ciò che ho detto ieri. Poiché oggi Bigon, che poi ha parlato ieri, il nostro buon Riccardo Bigon, ha detto delle cose veramente interessanti che già appunto qui all'Uigiona Bar Calcio era intenzione di dire, ma diciamo che Bigon ci ha fornito un assist che l'Uigiona, da buon delantero, da buona punta centrale quale sarebbe, non può a questo punto che mettere in porta. Ma prima mio caro avventore, se tu dovessi essere uno sbadatone che ancora non è riuscito, per via del troppo alcol in corpo che fa tremare gli arti, e io lo so, quindi ti capisco, chiedi alla tua fidanzata, al tuo fidanzato, alla mamma, al papà, a tua sorella, di aiutarti a dirigere il mouse sul tasto rosso. Iscriviti all'Uigiona Bar Calcio. Non te lo tenere tutto per te. Mio caro avventore, non te lo tenere tutto per te, l'Uigione. L'Uigione di tutti. Facciamolo diventare un'istituzione qui a Bologna, per il Bologna e sul Bologna. Ok? Bravo. Ok. Perfetto. Riccardo Bigon, che cosa ha favellato? Che cosa ha sciorinato? Che cosa ha orinato? Ha praticamente detto, ha confessato, forse in un momento traballante, perché i giornalisti ieri mattina, ieri pomeriggio, ieri sera gli hanno fatto un melone grosso così, e tra le cose che gli sono scivolate dalla bocca, a parte abbondante saliva, è stato il fatto che ha praticamente ammesso una cosa su cui l'Uigiona voleva arrivare, ossia che il progetto giovani ufficialmente è iniziato dall'anno scorso, cioè dalla campagna acquisti 2019-2020. E voi vi chiederete: è un caso che sia iniziata con l'arrivo di Walter Sabatini in quel di Bologna? L'Uigiona vi risponde. L'Uigiona adesso vi dà la risposta. La volete sapere la risposta dell'Uigiona? La volete sapere? Sì, l'Uigiona! Diccelo! Vogliamo saperlo! Mio caro avventore, come sempre, sei molto persuasivo. Ti darò la risposta. La risposta è no, non è un caso. No, non è un caso, poiché Riccardo Bigon arriva a Bologna nel giugno del 2016... quando un mese prima, cioè a maggio del 2016, lascia Pantaleo Corvino, le redini del mercato, che è saputo praticamente da quando si è insediato a Bologna, gli aveva consegnato. Saputo arriva a Bologna, dà a Pantaleo Corvino le redini del mercato, che ci conduce a mercati nefasti fino appunto a maggio 2016, dopodiché passa le redini in mano a Riccardo Bigon, che gli si vuole bene. A Riccardo Bigon gli si vuole bene, è un uomo a cui non gli si può volere male. Mingherlino è lì ai microfoni, che comunque lancia sempre le sue frecciatine, che ad esempio nei riguardi di Gianluca Di Marzio ci è molto piaciuto, quando dà della battona da marciapiede di mercato al buon Gianluca Di Marzio, ci piace, non possiamo dire di no. Però dobbiamo essere onesti che probabilmente aveva bisogno di una spalla Riccardo Bigon, perché comunque dai calciomercati che ha fatto
Insomma, io non so, essere onesti, se la piena sufficienza gliela si potesse dare. Quantomeno dobbiamo dire che con l'arrivo di Walter Sabatini, e qui non saremmo onesti se dicessimo il contrario, c'è stato, sarà un caso, ma c'è stato un upgrade in quelli che sono i nomi, in quelli che sono i prospetti che il Bologna Calcio è andata a stesserare. Faccio i nomi di Tomiyasu, Dominguez, Skovolsen, Skouten, tutti i nomi che sono arrivati, guarda caso, nel calciomercato a partire dal 2019-2020. Quest'anno è arrivato Ikei, perché si dice Ikei, ma noi, a noi sbevazzoni da pub di quarto ordine, ci piace dire Ichki, e continueremo a dire Ichki, oppure ancora meglio il nostro SpongeBob. Il nostro SpongeBob, che è un profilo che Luigiona ha già elevato a top, a profilo top, è un top player per il Luigiona, e quindi anche qua si può pensare che sia comunque un giocatore che quantomeno sia arrivato su indicazioni del buon Sabatini, che, ripeto, l'avevo già detto in un video passato, ma ripeto, a mio avviso Sabatini, oltre a essere un conoscitore di tabacco, un tabagista di quelli veramente importanti, conosce, è un gran conoscitore anche di calcio, perché Sabatini è veramente un conoscitore di calcio a 360 gradi. Quindi lode a Sabatini, a Bologna, lode che sei arrivato. Speriamo che quindi il progetto giovani che Bigon ha detto praticamente essere iniziato con la scorsa campagna acquisti sia veramente adesso in essere, perché prima abbiamo giocato. Difatti, se andiamo a riprendere i nomi che ieri ho sciorinato, perché in realtà di giovani ne abbiamo presi tanti anche prima. Abbiamo preso Rizzo, abbiamo preso Donsa, abbiamo preso Krizetic, abbiamo preso Nagy, abbiamo provato a prendere Di Francesco, che sì, ci abbiamo fatto una plusvalenza, ma diciamoci la verità, era poca roba poi in campo, non era che fosse chissà che cosa. Siamo andati a prendere i Falco, gli Mbaye, che magari quando l'abbiamo comprato si pensava potesse essere qualcosa di migliore, a mio avviso. Oddio, perlomeno ci si sperava, Che cosa dite? Siamo andati a prendere gli Avenatti, cioè ragazzi, siamo andati a prendere i Faletti, profili che si sono rivelati essere veramente neanche poco vincenti, proprio, possiamo dirlo, alla soglia del perdente, senza parlare dei Paz, degli Elander, che è fresco di doppietta con i Ranger in Champions League, ma chi se ne sbatti i maroni, ma che diventi anche capocannoniere era una pippa, diciamo. I Kraft, che io le sottilette Kraft me le mettevo nei toast, non le voglio vedere in campo le sottilette. Quindi ufficialmente il progetto giovani è iniziato dalla stagione 2019-2020, e adesso valuteremo, ok, aspettiamo, vediamo se il Bologna è con i vari Ikei, con i vari Dominguez, con i vari Skovolsen, con i vari Supriaga, se Supriaga dovesse arrivare, finalmente, alzando anche un pochettino la posta, perché sono comunque profili che siamo andati anche a pagare profumatamente. Vediamo Skovolsen ad esempio 6 milioni di euro, insomma siamo andati a pagarli abbastanza. Dominguez lo siamo andati a pagare 8 milioni e mezzo, Tomiyasu 9 milioni, sono profili che ci sono venuti a costare, diciamo, non due bruscolini, che magari due bruscolini è quello che ci è venuto a costare, se vogliamo, Ichki. Se poi dovesse arrivare Supriaga 15 milioni, questo qui sarebbe veramente il termometro di come il Bologna fa il mercato, perché ci si attende che una società che vada a spendere 15 milioni di euro per un prospetto ci abbia visto giusto, che non può fallire, perché diciamolo,
Se Supriaga viene a Bologna 15 milioni di euro, non è concesso il fallimento. Ok, siamo d'accordo su questo. Ci facciamo i post-it e ce li mettiamo, tappezziamo le pareti della casa con il nome Supriaga, deve essere buono. Promesso? Me lo promettete? Grazie. Quindi, questa è la seconda parte del video sul progetto Giovani. Ne seguiranno in futuro delle altre, perché il progetto Giovani è un qualcosa che a Luigiona Barcalcio sta molto a cuore. E quindi ci tornerò e sviscereremo insieme a 300, non dico 360, voglio esagerare, a 370 gradi, sviscereremo questo fantomatico progetto Giovani e andremo a capire esattamente di che cosa si tratti, se è vero che esiste o se sia uno specchietto per le allodole. E noi tifosi bolognesi, occhio che Luigione è arrivato in città, noi non siamo allodole. Ok? Va bene? Perfetto. Mio caro avventore, se hai qualcosa da aggiungere, fammelo sempre sapere qua sotto nei commenti che io ti rispondo ben volentieri, anzi non aspetto altro. Adesso mi prendo la mia bottiglia di Jäger che è bella ghiacciata e me la sbevazzo e attendo i tuoi commenti. Sono pronto a rispondere. Lasciami un mi piacino e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.